Mauro Nardecchia, cittadino di Monticchio, Monticchio. ci sono molti problemi in questa frazione. Innanzitutto quello della viabilità, c'è una rotatoria che è stata soltanto disegnata, quindi ci sono forti problemi che voi denunciate. Io ritengo diligente e doveroso segnalare questa grave situazione di degrado in cui vige il nostro paese. Questa è una situazione già prima del terremoto persistente. Qui abbiamo una rotatoria, come vedete, no? Per modo di dire rotatoria. C'aveva una segnaletica, la segnaletica completamente divelta, distrutta. Qui abbiamo per la sicurezza un problema serissimo, perché qui stiamo in un centro abitato. Attualmente Monticchio, un migliaio di abitanti, abbiamo un migliaio di abitanti e qui bisogna tutelarli in tutti i sensi. Abbiamo la chiesa vicino, abbiamo l'edicola, abbiamo i centri commerciali. Che dobbiamo fare? Come cittadini ci dobbiamo tutelare. Questo è un problema. Abbiamo il problema ancora più grave della nostra unica chiesa, già gravemente danneggiata dal sisma del 2009. Dunque, la nostra chiesa sorge su una strettoia, dunque, strada provinciale Forconese si chiama questa qui. Attualmente questa strada, vi sono dei tubi innocenti messi qui senza nessun criterio e senza nessun progetto. Attualmente le crepe prodotte dal terremoto man mano si stanno sempre di più allargando, creando seri pericoli sia alla popolazione che alla struttura stessa. Mi preme soprattutto sottolineare questa situazione di degrado, perché la nostra chiesa era a parte il culto, ma era sempre un ritrovo per noi quando andavamo per le feste. Adesso è impossibile, perché anche per la sicurezza, dai tubi innocenti che hanno sistemato sulla Forconese, le cravatte che tengono i vari tubi, ogni tanto cadono a terra, prima o poi succede qualche problema enorme. È Qui si va causato anche dalle vibrazioni dei mezzi pesanti. soprattutto le vibrazioni dei mezzi pesanti, che qui io non capisco, continuano a transitare senza nessun criterio. Abbiamo una carreggiata che non supera i 3 metri di larghezza, attualmente occupata da questi tubi innocenti e ristretta ancora di più. Che sicurezza è? Come deve fare un cittadino a vivere? Si parla sempre dove, ecco, le conseguenze andiamo incontro, è un problema. Questo Lei un ha problema, anche sì. dei dati in relazione a quanti mezzi transitano su questa Dunque, strada? sì, questa è una statistica fatta dalla Facoltà di Ingegneria, precisamente dal Dipartimento dell'Ambiente e Territorio. Qui dalle 7 di mattina alle 7 di sera sono state calcolate 36.000 autovetture. Allora io mi domando, dove sta, ecco, la sicurezza per il cittadino, sia per quanto riguarda l'ambiente, sia per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e acustico. Un po' di tutela. Io faccio appello alle varie amministrazioni, ai vari organi competenti qua di Monticchio, venire qualche volta e rendersi conto di questa situazione. Elio Tazzi, proprietario di un bar proprio lungo questa strada, quali sono i disagi che vivete quotidianamente? Beh, come potete vedere, c'è un puntellamento che è stato montato nel momento, diciamo, della prima emergenza dalla Protezione Civile. Non si sa il tecnico che l'ha avvalorato, non nessuno è mai venuto a fare manutenzione, tant'è che cadono pezzi di snodo a rischio dei passanti. E questa è una strada a forte transito di mezzi agricoli e anche, diciamo, di camion e mezzi pesanti. Cadono continuamente rotoballe, c'è, cioè, pure tutto il materiale fotografico per chi lo volesse avere, e cioè, non ci sono parole, visto che sono passati più di 3 anni dal terremoto e qua stiamo ancora in queste condizioni. Avete contattato, insomma, sollecitato, posto il problema al comune, alla provincia? Io personalmente avevo fatto 2 lettere al comune, all'SGE soprattutto. Adesso non so chi, non ho mai avuto risposta, non so chi sia di competenza. Comunque il problema non è soltanto mio, ma è di tutta la comunità di Monticchio e delle persone che attraversano questo passaggio giornalmente.